Ti do i baci perché ora prenderai un sacco di scosse, mi sa. Ciao a tutti ragazzi, qua sono Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Federica. Perché ho deciso, visto il successo di trollare la gente con, anzi, trollare le milanesi con la scossa challenge, video tra l'altro che Federica ha apprezzato molto, abbiamo deciso di sottoporci alla scossa challenge, appunto, per vedere se diciamo la verità o meno, anche per toglierci qualche sfizio magari. Sputato, mi sa, vero? Tu ti vuoi togliere qualche sfizio su di me, vero? Io sicuramente sì. Quindi mi raccomando ragazzi, per questo video speciale arriviamo a 30.000 mi piace. Com'è? Come cifra? Bassissimo. Bassissimo. Da 5.000, da 35.000 in su. Da 35.000 in su mi piace. Quindi al vostro buon cuore, tipo cestino delle offerte in chiesa. E adesso siamo pronti. Abbiamo 5 domande a testa preparate. Partirà chi parte. Ne facciamo una all'uno, va bene? Così non fa male, sì, a nessuno, sì. Un boom bam per chi parte. Parto io. No, perché ho paura poi. Vabbè, ma tanto toccherà anche a te, quindi non è che devi avere paura. Vabbè, mettiamo la nostra scossa al massimo. No. Partiamo con la prima domanda. Ah, quindi la domanda la faccio io adesso. La domanda la fai. Devo rispondere solamente sì o no. E una volta che. Sì o no? A me deve ascoltare, sì. Vero o falso? Posso rispondere solamente in maniera secca? Secca. E appena mi fai la domanda devi premere questo qui, start analyzer. Aspetta che ho le mani sudate e fai conduttore di elettricità perché sto cagazzotto. Non che abbia qualcosa da nascondere, però è sempre una scossa che mi ha messo sul cazzo. È vero, caro Giorgio, che tu non, no sì, non mi hai mai tradito? Se sì, ti prego di dire di essere stato con una bella quantomeno e non bassa, grassa, naso storto e peli che escono dal naso. No, non ti ho mai tradito. Che paura io di te. E adesso tocca a me. Allora, prima domanda. Metti subito la mano. Metti subito la mano. Subito! Però io l'anello lo leverei, non vorrei rimanessi secca, fa cortocircuito. Mettilo piano, tipo a due. No, lo metto. No, la prima domanda è una domanda prettamente destinata. Ma cosa? Prettamente destinata al nutrimento del mio ego. Perché è una domanda prettamente. Come si chiamava quello che si guardava nello specchio d'acqua e pensava fosse bello? Non so perché ho detto Leopoldo. Leopoldistica. Sono o non sono il ragazzo più bello che tu abbia mai avuto? Risposta secca. No. Scusami, con tutti i modelli che ci sono al mondo, pretendi che di essere il più bello? Bellissimo, comunque, non sente niente. Cioè, non sono il ragazzo più bello con cui sei stata? No. Cioè io non ho veramente parole, guarda, andiamo avanti perché non ho veramente parole. Non ti giustificare, proprio il video continuerà con un certo alone di tristezza, okay, e di delusione nelle mie occhi. Forse una domanda che tutti vorranno sapere, specialmente le tue fan ragazze, che io non saluterei al posto tuo. Domanda numero 2. Hai mai pensato di voler tornare single, magari quando vai alle fiere con tutte quelle che si travestono con i costumi dei giochi? No. Oh mamma mia, questo fidanzato perfetto. Zaz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 
divertiamo. Quest'altra domanda invece, visto che già con la prima mi hai veramente fatto cadere le palle a terra, questa domanda è più incentrata, diciamo, alla nostra relazione, alla nostra storia. Quindi, andando al sodo, la domanda è: mi hai mai detto una bugia molto grande? No, mai. Forse la macchina della verità comunque deve essere resettata ogni tanto, perché non è possibile che ancora non abbiamo detto bugie. Soprattutto tu. Soprattutto tu, testa di cazzo. Prossima domanda. Alcune delle tue movenze mi sembrano un po' strane e mi fanno riflettere. Sei sicuro di non essere gay? E come devo rispondere se non prendo? Sì.
Grazie Gesù, io volevo dire al mondo che questa è la prova. A me mi piace la fre, soprattutto qualsiasi tipo di fre. Quindi se avete una fre, scrivetelo qua sotto. No, questa è la punizione che ti meriti, perché tu hai insegnato che io sia gay. E quindi adesso, se avete una fregna, qualsiasi età, piccole, grandi, vecchie, vostra madre, vostra nonna, scrivetelo qua sotto, perché la fregna è fregna e non si disdegna. Non lo scrivete. Dopo questa domanda potremmo anche lasciarci, perché è una domanda molto importante. No, non fare quella fa, non piango, ti prego, non io piango perché vorrei farmi male. Pensi che io sia il ragazzo perfetto per te? Sì. Ma questa cosa la dava scosso, perché a Milano la dava. Ce la dà, quindi abbiamo detto la verità, amore, sei contenta? Non voglio giocare più. Adesso gioco. No, stai scherzando, che mi devo fare così tanto male? No, non fa così male, ti giuro che è perché non ci avevo pensato. Nonostante i big money di cui parli sempre nei tuoi video e ti cadono i soldi addosso, ti ritieni una persona tirchia oppure uno che sperpera i propri averi? Tirchia. Figura di merda, dire sperpero. Ma non me ne frega un cazzo, l'importante è che non ho preso la scossa. Guarda che ti ha fatto male. No. Non mi ha fatto male, amore. Metti subito la mano qui, perché non sono io, perché tu. Federica, no, ti giuro che non si. No, ma perché mi devo fare? Ti giuro che non si. Ti giuro che non si sente niente, metti la mano. No, sai, ma perché? Perché tanto devi staccare se succede? Io la stacco tanto in faccia. Silenzio. La mia domanda è questa. Hai mai pensato di lasciarmi? Sì. No, no, vedi perché non funziona questa cosa. Amore. Non ho parole, ragazzi. Pensi che sia meglio bella e intelligente o cesso con le gambe ma erede di Einstein? Bella e stupida. Bella e intelligente. Intelligente o brutta intelligente? No, è bella, è intelligente, è mediamente, così è brutta, però troppo ingenua. Ma che significa? Mi stai scassando una mano a minchia. Che dai, se sbagliate, posso fare le domande che voglio. Giusto? Comunque fa malissimo. Non fa malissimo. Non c'è più domande. C'è l'ultima mia domanda. Ti prego Gesù, se davvero esisti, fai prendere la scossa di Odino. Zeus, vieni a me in questa macchinetta. Manco tu, l'hai detto pubblicamente. No, oddio, non dite che non abbiamo. Zitta! Questa è la domanda che ogni ragazzo vorrebbe fare alla propria ragazza nel momento in cui ci si trova una macchina della verità tra le mani. La domanda è: mi hai mai tradito? No, mai. Non so se sperare che prendere la scossa o che non mi hai mai tradito. L'ho presa due volte la scossa! Cosa impari a farmi fare questi giochi davanti a tutti? Aspetta, ho perso un po' di sensibilità alla mano. Ok ragazzi, questo video finisce qua. Noi speriamo vi sia piaciuta questa scossa challenge con la mia ragazza. Non si è capito bene il funzionamento di questa macchinetta. In realtà a Milano, vi devo confessare una cosa, pensavo che questa macchinetta fosse scriptata, nel senso che una volta no e una volta sì
desse la scossa. Evidentemente, non so in base a quale legge fisica dà la scossa solamente a me, perché è una troia. Comunque io vi posso assicurare che fa malissimo. Se vi è piaciuto, io vi ricordo di superare i 35.000 mi piace, perché a 35.000 like sapete cosa succede. Un attimo e ve lo faccio vedere. A 35.000 mi piace farò la scossa challenge con mio padre. Guardate che uomo contento di fare la scossa challenge, soprattutto dopo che avrà visto questo video, avrà visto come ho bestemmiato quando mi sono arrivati 430 volt sulla mano. Io direi di far concludere a mio padre. Anzi, un pezzo tu e un pezzo tu. E allora ci vediamo al prossimo video. Illuminati Crew.